torta della nonna di zia Lena. Oggi ci siamo autoinvitate a fare merenda a casa di zia Lena. Anche Maggie è felice di vederci. Zia Lena ci ha insegnato a fare la torta della nonna. La prima cosa che devi fare è lasciare almeno 4 ore prima il burro fuori dal frigorifero. Poi bisogna preparare la frolla. Questi sono gli ingredienti. Prima le polveri, poi il burro morbido. Amalgama tutto velocemente. Aggiungi 2 tuorli. Fai presto, altrimenti la frolla impazzisce. Trasferisci sul piano. In una terrina copri e metti in frigo a riposare. Intanto prepara la crema. Mescola in un pentolino 4 tuorli e 110 g di zucchero. Aggiungi 40 g di farina e mezza bustina di vanillina. Ora mezzo litro di latte tiepido, un po' alla volta. Metti sul fuoco e continua a mescolare fino a quando non sarà diventata densa. Ora stendi la frolla. Una spruzzata di farina. Adagiala su una teglia. Ritaglia la frolla in eccesso. Bucherella con la forchetta. Ora la crema. Noi facciamo sempre la prova assaggio. Aggiungi i pinoli. Accendi il forno 175 ventilato, 180 normale. Inforna. Intanto un po' di trucco e parrucco. Cuoci 30 minuti. Che profumino! Come si fa a resistere? Prepara il caffè. Ho preso appunti, per la videoricetta. Va che bella! E che buona! Semplice e veloce. Non abbiamo resistito. E l'abbiamo mangiata tiepida. Il pomeriggio è volato. Lasciata raffreddare è così. Seguici, iscriviti al canale e clicca la campanella.